sarà il presidente di Federpharma, Marco Cossolo, e dunque l'evoluzione della farmacia. C'è un nuovo percorso che aspetta la farmacia, Marco? Sì, buongiorno a tutti. Mi metto per i 10 minuti, per economia di tempo uso il solito slogan, per i saluti di Cossolo vedi Mandelli, così abbiamo economizzato il tempo, li fa meglio di me e con maggiore educazione. Però una considerazione generale la voglio fare, siete veramente tantissimi, io avverto, lo dico a Marcello come rappresentante del governo, che questo cambiamento è raccolto dai colleghi con grande entusiasmo. Io non ho mai visto una sala così alla mattina. E questa è una roba assolutamente positiva. Veniamo all'evoluzione. Allora, l'evoluzione che cos'è? Parte da un documento, secondo me. Ecco, la grande differenza che io noto tra il prima e il dopo è la estrema rotondità e circolarietà delle azioni fatte e anche la coerenza, se mi posso permettere, nei provvedimenti recenti sulla farmacia. Nel DM77 sostanzialmente c'era scritto tutto, ok? Che cosa faceva la farmacia? Dispensazione attiva del farmaco. Se io il farmaco non lo dispenso, però mi viene difficile capire come faccio a fare la dispensazione attiva, che vuol dire controllo delle interazioni farmacologiche, aderenza alla terapia e controllo di eventuali effetti avversi. Se io i farmaci non ce li ho tutti, come faccio a fare l'interazione? Ecco, allora la coerenza, e tornerò più volte sulla parola coerenza, sta nel fatto che i provvedimenti sono coerenti con le enunciazioni. Questo provvedimento non c'entra niente con questo governo, è stato fatto dal governo precedente, ok? Ma vedete come la continuità, anche l'intelligenza di cogliere e mettere a terra, secondo me, quello che è stato fatto è un punto fondamentale. Ovvero, la legge di bilancio ci dà lo strumento per fare quello che il DM77 chiede. Punto. Questo è il ragionamento. Non entro sulla remunerazione perché è stato detto tutto e troppo, e quindi voglio evitare nuovamente di andare dietro a quello che chiamo lo stupidario della nuova remunerazione. È stato detto di tutto e di più, i conti sono lì e non voglio più andare oltre. Il ragionamento, e questo è il primo punto. Seconda cosa che dice il DM77, la farmacia partecipa ai programmi di prevenzione primaria, vaccini, no? Noi abbiamo fatto vaccino anti-influenzale, vaccino Covid. Vi dico solo una cosa, in Lombardia, non vi parlo del Piemonte perché sarebbe brutto da parte mia, in Lombardia sono stati fatti in farmacia il 55% dei vaccini anti-influenzali. Chiaro? Ok, cosa vuol dire poter vaccinare in farmacia? E le altre regioni dove i vaccini sono stati fatti, più o meno siamo lì. Poi ci sono quelle in cui i vaccini non sono stati fatti, e qua forse dobbiamo interrogarci sull'architettura sanitaria dello Stato, perché questo è un tema mica da poco. Allora che cosa fa il governo coerentemente? Se noi siamo in grado di fare il vaccino più difficile che c'è, perché il vaccino anti-Covid è il vaccino più difficile in assoluto, bisogna scongelarlo, fare brigare, eccetera. Allora perché non posso fare gli altri? Cioè perché non posso fare l'HPV, che è molto più facile da fare, l'antico meningococcico? Allora con il semplificazioni allarga. E quindi la prospettiva qual è? Ma semplicemente che possiamo fare quello che il DM77 ci ha detto di fare, ovvero fare la prevenzione primaria. Ma se io non posso fare tutti i vaccini, come faccio a fare la prevenzione primaria? Bene, il decreto semplificazione dice che posso fare tutti i vaccini. Chiaro il concetto? Terzo elemento. Interviene attraverso la telemedicina in un ruolo sussidiario allo Stato per eliminare le liste d'attesa, per velocizzare i processi, eccetera, eccetera. Ok? Ci siamo? Ma il problema qual era? La legge ha ragione Andrea, è stata pensata nel 2005, esiste dal 2009. Perché non l'abbiamo fatto fino adesso? Mi domando. Anche perché se noi dobbiamo mantenere la capillarità, devono poterlo fare tutte le farmacie. Allora che cosa si fa coerentemente nel disegno di legge semplificazione? Si prevede che le farmacie che sono più sfortunate di altre e non hanno 600 metri quadri possono farlo anche in locali adiacenti alla farmacia, perché non ha senso se noi dobbiamo andare nella direzione del DM77 che lo faccia solo la farmacia dico per dire, no? Io magari sarei pure contento gli elettrocardiogrammi, ma deve garantire quelli che sono i due pilastri su cui si pone la farmacia.
la professionalità del farmacista e la capillarità dell'esercizio. Se non lo fanno tutti, di quale cacchio di capillarità stiamo parlando? Allora vedete che si interviene e che cosa si fa? Si mette a disposizione un presidio sanitario, e questo la parola presidio sanitario è quello che rende coerente tutto il discorso, che sia riconoscibile. Allora ci inventiamo la croce con un nuovo logo farmacia e servizi, in modo che il cittadino sa dove cavolo andare, cioè identifica il posto dove andare. Quarto, che cosa dice il quarto punto del DM77? Dice la farmacia partecipa attraverso l'analisi di prima istanza al controllo, quello che diceva Andrea prima, no? Dei KPI dell'ingravescenza della patologia cronica, perché la sfida sulla patologia cronica è quella che questo qua, che è cronica, che vuol dire che non guarisce, deve essere tenuto il più possibile che sta bene, perché quando comincia a sta male costa un sacco di soldi, perché va all'ospedale, bisogna fare questo, questo e quest'altro. Allora che cosa interviene nell'evoluzione? Il fatto che si possono fare, raccolgono e normano bene, secondo me, un emendamento che Andrea aveva fatto col governo precedente e che era stato approvato nella finanziaria del governo precedente. Quello che possiamo fare tutti l'analisi, no? Pungendo noi il dito. Che cosa mancava in quella norma che è stata fatta in un momento di Covid, no? Che però l'apparecchio che potevamo usare era solo quello certificato per autoanalisi, perché ci si era dimenticato di levare quel pezzetto. Allora il numero di apparecchi che noi potevamo usare, perché è solo questo il senso, scusatemi, non voglio fare polemica con nessuno, ma non capisco di cosa si stupiscano di questa norma. Questa norma si poteva fare già prima. Io semplicemente normiamo gli apparecchi che si possono usare. Sapete che non è mia intenzione fare polemiche, però voglio dire, mettiamo le cose al loro posto. Ecco che se io posso usare un maggior numero di apparecchi, la concorrenza fa sì che i prezzi scendano, che più farmacie se lo possano permettere e quindi andiamo nella direzione di cui ci siamo detti. Bene, questo è l'evoluzione della farmacia. Okay? Quindi se noi più farmacie possono fare quello che dice Andrea, allora quella sfida lì è giusta. Cioè giusta, non è che non lo sia giusta perché lo dico io, ma è giusta perché noi con quello strumento riusciamo a controllare l'ingravescenza delle patologie croniche, che è l'unica sfida che noi possiamo vivere. Bene, questa è l'evoluzione della farmacia, questo è quello che hanno disegnato per noi, dove siamo riusciti a farci valere. Ora noi abbiamo fatto tutto, non è vero, il lavoro è appena iniziato e voglio dirvi due cose chiare. Per andare nella farmacia che abbiamo disegnato finora bisogna fare degli investimenti e bisogna cambiare il modo di lavorare. Qui il Gattopardo ha perso, ovvero fare che tutto cambi affinché nulla cambi ci porta al baratro, chiaro? Perché perderemo la capillarità e qualcuno che ha capito le opportunità, e poi vengo a questo discorso, raccoglierà per noi se noi non siamo capaci di coglierle. Ergo, noi dobbiamo cambiare seriamente il nostro modo di approcciare al lavoro della farmacia. Ne dico una su tutte. Non può esistere che il farmacista si sveglia al mattino, alza le serrande e non c'ha nemmanco un'agenda di quello che deve fare durante la giornata. Così non si può più fare, chiaro? Quindi anche da parte nostra ci vuole un salto in avanti. Io non faccio solitamente sconti a nessuno. Terzo. Non esiste momento, e chiudo con questo, non esiste momento migliore per avere la farmacia, non esiste momento peggiore per venderla. E questo ve lo dico da economista, da persona che si interessa di economia, non da farmacista. No, ma è un ragionamento proprio semplice, semplice il mio. Cioè vendere la farmacia oggi è da imbecilli, nel senso che la progressività che è stata stabilita dal governo nella legge finanziaria, genera un'attesa di ricavi futuri che oggi non è misurabile. La farmacia dei servizi genera un'attesa di ricavi futuri che oggi non è né quantificabile né misurabile. Allora, siccome quando io mi faccio pagare un avviamento, mi faccio pagare una cosa oggi, per generare un ricavo domani a beneficio dell'acquirente, oggi nessuno, a meno che uno ha la sfera di cristallo, può valutare tra 5 anni qual è l'EBITDA di una farmacia, perché le aziende non si vendono sul fatturato, si vendono sulla capacità di produrre reddito, no? Sul fatturato. E quelli che lo comprano lo sanno benissimo, ragazzi, non è che non lo sanno.
Ergo, vendere oggi, e ve la dico in multipli di fatturato smentendo me stesso, così faccio un ragionamento chiaro a tutti, vendere oggi a un multiplo di EBITDA, che poi si traduce in un multiplo di fatturato uguale, più basso di quello del 2021 è da autolesionisti, ok? Oggi, ve la dico sempre in termini di fatturato, così la dico chiaro a tutti, con le aspettative che ci sono e con questo chiudo, vendere, prima di tutto bisogna non vendere, perché nessuno ha la sfera di cristallo e prevede che cosa bisogna fare, ma secondo, a vendere a meno di due volte il fatturato, che vuol dire circa 12-14 volte l'EBITDA, è un'azione economicamente autolesionista. E con questo vi lascio, buona serata a tutti.